Ciao, vediamo insieme come creare uno sfondo personalizzato di tipo ondulato, quindi come se fosse attraversato da delle onde o come se fosse composto da delle onde o delle forme ondulate con Adobe Illustrator. Possiamo naturalmente utilizzare questa tecnica per i nostri poster, per le nostre grafiche personalizzate o per le nostre grafiche destinate ai social media. Dalla palette strumenti andiamo a selezionare lo strumento rettangolo, possiamo anche attribuirgli un colore bianco, quindi neutro. Dopodiché andiamo a disegnare un rettangolo che attraversa l'intera area di lavoro. Io per comodità ho creato la mia palette colori che andremo ad associare in seguito. Per la palette colori posso fare riferimento a siti di settore come ad esempio Colorant, oppure creare delle combinazioni di colori semplicemente attraverso il mio gusto personale o la mia esigenza personale del momento. Una volta disegnato il mio rettangolo e coperto l'area, torno sulla palette strumenti, seleziono lo strumento matita. Chiaramente se faccio un doppio clic sullo strumento matita potrò personalizzare il suo effetto sul foglio di lavoro attraverso l'impostazione di questi parametri che vedo all'interno del pannellino. Diciamo che posso lasciare di default perché già va bene per quello che devo fare io. Quindi clicco su annulla e torno indietro. Una volta selezionato lo strumento matita, andrò a disegnare dei tracciati che ricordano molto delle forme circolari, magari a onda. Chiaramente disegnare dei tracciati e la loro relativa forma è a discrezione nostra. Io posso tranquillamente utilizzare questa tecnica per disegnare tracciati che abbiano anche una forma diversa, magari più particolareggiata o ancora più semplificata, a seconda di quelle che sono le esigenze. Chiaramente nel mio pannello livelli andrò a vedere tutti i tracciati, come possiamo vedere su questo lato, che sono stati disegnati. Ora, la tavola è bianca, i tracciati sono chiaramente in colore, non hanno un colore traccia e di conseguenza sono visibili soltanto previa selezione, quindi se li vado a selezionare. Un modo veloce per selezionarli è tramite il pannello livelli, oppure con lo strumento selezione vado a fare una selezione generale, come in questo caso. Una volta selezionati tutti, aprirò il pannello Elaborazione tracciati, che troverò nel menu Finestra, Elaborazione tracciati. Qui vedrò diverse funzioni. Alcune hanno a che fare con i metodi di forma e quindi per unire, legare, intersecare tra di loro le forme. Altre invece, come queste della fila inferiore, riguardano l'elaborazione dei tracciati, quindi la combinazione in diverse modalità dei tracciati tra di loro. A noi quello che interessa in questo caso è elaborare i tracciati attraverso lo scomponimento, quindi attraverso la loro divisione. Facciamo un clic su Scomponi. Ora chiaramente il programma ha unito tutti i tracciati all'interno di un gruppo, che possiamo vedere sempre qui dalla palette livelli. Ho necessità però di separare tra di loro tutti i tracciati, quindi tasto destro sulla selezione di tutti i tracciati e clicco su Separa. In questo modo posso andare a colorare le singole aree che sono state generate grazie al pannello elaborazione tracciati, semplicemente selezionando man mano, uno alla volta, tutti i tracciati che compongono l'area di lavoro. In questo modo. Seleziono quindi il tracciato dalla palette livelli, poi con lo strumento contagocce che trovo in questa sezione della palette strumenti, vado ad associare uno dei colori che compongono la palette. E così farò per tutte le altre sezioni. Chiaramente cercherò di mantenere una certa linearità di colore per tutte le forme che seguono una certa direzione. Per esempio questa parte qui, io noto attraverso la direzione della forma che continua qui e quindi queste due parti avranno lo stesso colore e così discorrendo. Ora questo sfondo è pronto, io posso utilizzarlo per le mie grafiche personalizzate, poster, i post dei social media, eccetera. Chiaramente dovrò esportarlo e posso esportarlo da file salva con nome selezionando poi un relativo formato. Può essere PDF, PS o SVG, PDF solitamente si addice di più per quanto riguarda appunto un suo riutilizzo, oppure posso inserire elementi al di sopra di questa area di lavoro e quindi di questo sfondo come elementi di testo, immagini, icone, forme e andare a realizzare la mia grafica personalizzata. Ricordati di iscriverti al mio canale per non perderti i prossimi video. Se hai dubbi o hai bisogno di conferme, puoi scrivermi nei commenti. Ti ringrazio, al prossimo video.